Fa, cosa giochiamo oggi? Ho un'idea. Giochiamo al dottore? Ok, vado a prendere i cerotti. Ma che cerotti? Facciamo che voi vi ammalate e io vi curo. E cioè? Facciamo che avete l'influenza. Ma cos'è l'influenza? L'influenza si prende da un virus. La malattia non è grave, ma è molto contagiosa. Coraggiosa? No, contagiosa, cioè che si trasmette facilmente. Anche la radio? Pronto, pronto? Vorrei trasmettere un'influenza alla radio, si può? Ma non capite proprio niente. Se sei già malato, così gli passi l'influenza. È meglio pulirle le cose prima di passarle. L'influenza non viaggia per radio, viaggia sulle gocce di saliva. Ecco, così ad esempio. Ora quello è meglio lavarlo o disinfettarlo. Ma no! Basta lavarsi le mani! Sola? Innanzitutto, bisogna usare un fazzoletto di carta. Poi ricordarsi di utilizzarlo una volta sola, quando si sternutisce o tossisce, e di buttarlo subito nel cestino. Ed è meglio ricordarsi di averli sempre con sé, di non toccarsi mai gli occhi, il naso, la bocca con le mani sporche e di non condividere bicchieri, posate, cannucce con gli altri. Ma quindi è meglio lavarsi le mani sempre, sempre, sempre. Beh, adesso esagerate. L'importante è lavarsele quando si rientra a casa, prima di mangiare, dopo essersi soffiato il naso, dopo aver giocato con giocattoli condivisi con altri bambini, dopo che sei andato in bagno e comunque quando hai le mani sporche. Beh, che c'è? Ah, niente, niente. Assistenti, pronti? Pronti! Pulire le dita! Pulire le dita! Sfregare il panno! Sfregare il panno! Se non vuoi aver problemi, allora lavati le mani. Un poco di sapone, di acqua, un bel pochetto. E se non fa la schiuma, altro sapone io ci metto. Le dita incrocia bene, pulirle ti conviene. I panni da sfregare, c'è tanto da pulire. E per l'operazione, non fare lo sprecone. Ma quando riapri l'acqua, pulisci, bagna e sciacqua. Asciuga per benino e butta nel cestino. Per questa operazione, conta fino a 20. Per fare certe cose, è meglio essere lenti. Thank you.